ricordo, aggiungo il quarto, scorro indietro col quarto insieme all'uno, aggiungo il 2 in quinta, ripeto uguale, poi di nuovo il 2 che fa i bassi. Adesso pollice anulare, sol diesis, ricordo la do, accordo, 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 quindi senza spostare, aggiungo, fa diesis, accordo, accordo, accordo legato indice medio anulare, passo da solo, torno indietro col quarto, riaggiungo il terzo, accordo col mi, finale, basso. Lo ripeto, velocità giusta. L'ultimo rigo è uguale al secondo rigo, quindi in realtà la variazione è solamente qui, da battuta 9 a battuta 9, 10, 11 e 12. E com'è questa variazione? L'inizio è uguale a quello che conosci, poi abbiamo re naturale, quindi con la posizione dell'accordo di re maggiore, re naturale fa diesis, ricordo, poi do maggiore e poi si re, quindi re, do, si re. Un frammento di melodia, sol, la, si, con tre note legate e appoggiate, perdono. E da qui ricomincia esattamente come le ultime quattro battute. C'è questo arpeggio sulla posizione di si, che non c'era prima, ma insomma la posizione è sempre la stessa. Finale uguale.